L'andamento delle temperature sul nostro paese appare piuttosto altalenante in questi giorni di luglio. Nel pomeriggio di ieri i temporali hanno fatto calare le temperature anche al sud anche di 7 gradi, rendendo la radicisamente più responsabile e complici i venti settentrionali e così, per fare alcuni esempi, NAPOLI la colonnina di mercurio da 33 gradi centigradi e SCES a 27 gradi centigradi, Bari e PALERMO da caldissime quali erano ieri, sono scese 28 gradi centigradi a Palermo, e farà ancora più fresco sulla Calabria con 26 gradi centigradi a Catanzaro. Ma come tutte le cose belle che durano poco, già da mercoledì e giovedì assisteremo ad una nuova impennata. ENTRO sabato 21 e domenica 22 l'anticiclone AFRICANO ritornerà ad essere di nuovo protagonista. L'alta pressione si rafforzerà sempre più sulle regioni meridionali, e il costante afflusso di 20 caldi dalle aree desertiche di EL Nord AFRICA farà impennare i termometri fino a 41 CSULL a Sicilia, specie nelle zone distanti dal mare, mentre a BARI si toccheranno i 36 gradi centigradi, 37 C nel Foggiano e 33 C a Napoli, ma a Fosi. LCALDO si farà sentire nuovamente in Calabria, dove prevediamo punte di 35 gradi centigradi nelle zone interne e fino a 32-33 gradi centigradi sulle coste.